Camila, buongiorno. Oggi è sabato. Io ho mandato il Big Boss a fare la spesa, infatti sono arrivate le buste. Perché io sono morta dall'emicrania. L'ho mandato al Lidl e ha fatto un passaggino a un supermercatino qui da noi che si chiama Gulliver. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Eccolo qui. E vabbè, partiamo dalle cose che ho comprato qui. Ha preso le sue meline perché lui si mangia le meline a colazione. 3 mele, 1,90 euro. Potremmo mangiare solo di mele e grufolare come dei maialini. Poi, finalmente ha trovato questi. Io non so se voi siete grandi amanti delle Staté, se le avete provate oppure no. Questo Staté è una bomba a orologeria, nel senso che voi lo mettete nel frigo, diventano dei ghiacciolini tipo Calippo e poi ve lo mangiate. È una roba da urlo. Io l'avevo provato in promozione un mese fa, non l'ho mai più trovato in giro e oggi Ale l'ha trovato in questo supermercatino qui. E allora, a due, questo mi pare che stesse a 2,75 l'uno. Poi ha comprato le svizzere, però quelle fatte con la trita scioltissima perché sua moglie è una rompipalle. E vuoi la carne super magra, qualche albicocchina e dei pomodorini perché tutta la settimana ci facciamo sempre oltre all'insalata di riso, a volte mangiamo il pomodoro con il tonno. Ora li metto qui, metto qua gli hamburgerini perché sennò finisce che ci facciamo del male fisico perché vanno male. Poi da Lidl invece ha comprato una ciambella. Vedi il donut zuccherato che lì costa? Boh, non mi ricordo, non c'è scritto. Non c'è scritto quando costa, cioè, ma sarà tipo sull'euro perché lì costa tutto pochissimo. Poi ho trovato il mio. Ah, guarda, c'è. Vediamo, 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 vediamo. 49 centesimi, vedete, donuts. Poi ho preso questo che è il mio pane assolutamente, il mio pane preferito per i toast o in generale anche quando ma voglio mangiare del pane a casa è questo della McKennedy che ha queste fettone grandi ed è buonissimo e tutte le settimane ne compro un pacco, la settimana scorsa non c'era e siamo rimasti senza. Una confezione di canestrellini perché a lei piacciono tanto, i canestrellini vengono 99 centesimi. Una confezione di Kinder fette al latte che non erano previste, ma evidentemente il boss aveva voglia di Kinder che al Lidl costano 2,19, mi pare. Se le trovo, eccolo lì, 2,19. Poi, il pane da sandwich da hamburger, quello con i semini, sempre della McKennedy. Perché oggi facciamo gli hamburger. Io non so se il panino lo mangerò, però lui è stato carino che ha pensato anche a questo perché. Il pane sandwich, dunque, vediamo un po', riso, ta ta ta, canestra, pane sandwich integrale, boh, hamburger prosciutto cotto, vorvolo, non c'è scritto cosa costano, è un mistero. Beh, quello là, questo qui grande, costa 1,09 euro, questo qui non andrà tanto lontano, vabbè. Il solito litro di latte, che voi lo sapete, lo dico sempre, a me il latte del Lidl piace tantissimo. I biberoni di pollo per l'insalata di riso settimanale, una confezione di cookies dark chocolate e macadamia che li abbiamo presi anche la settimana scorsa. Questi sono buonissimi, ragazzi. Li ho mangiati la settimana scorsa, sono una bomba e dentro ci sono queste mega gocce di cioccolato. E non so se ci sono sempre o se saranno solo per la settimana americana, ma figata. E poi Ale ha preso anche quelli con i frutti rossi, vedete? Grano e frutti rossi. Poi ha comprato quattro confezioni di hamburger di prosciutto cotto che sono i miei preferiti, sono le mie cene preferite della settimana perché io non sempre mangio l'insalata di riso per non imbottirmi di carboidrati. I rice milk dessert ne ha presi 4 tutti al cacao perché quelli lisci non c'erano. Che sono la crema di riso però col cacao. Sono buonissimi anche questi, eh. Costano uguale. Costano risolata al cacao per 4. Costano 49 centesimi l'uno, vedete. Gli hamburger di prosciutto cotto 1,29 l'uno.
La Kinderfetta che è di marca 2,19, il latte intero 59 centesimi, ne ho presi due, sì, infatti ce n'è. Il tonno d'oliva 1,79 euro a confezione, eccolo qui. Sta cadendo la borsa con il latte dentro. E quindi due tonni, perché di questa stagione il tonno è una cosa che va tantissimo, che lo mangiamo da solo, poi tre scatole vanno solo nell'insalata di riso. Quindi prendiamo questo qui. Ed è veramente veramente molto buono, 1,79 euro a confezione e un altro litrino di latte, sempre intero, che a noi piace intero. E niente, adesso il boss è andato all'Esselunga, perché all'Esselunga ci sono tutte le offerte sulle cose dei gatti e qui al supermercatino abbiamo preso la sabbietta, vedete? Dei fofolini cat fresh e andrà a comprare la Felix che è la loro pappa preferita. E niente, questa è la pappa della settimana. Il riso l'abbiamo preso perché abbiamo comprato un'insalata, una confezione di riso tipo da 5 kg l'anno scorso. Però metto l'attenzione su questo: se vi capita, assaggiateli. Sono una droga mortale come tutte le cose dell'estate. E sempre se vi capita di andare dal Lidl, comprateli questi, ve lo ripeto, glieli fa il salumificio Beretta, non siate per l'Italia da salumificio Fratelli Beretta, vedete, non siate diffidenti delle cose di Lidl solo perché non c'è scritta la marca, perché se andate a vedere bene, spesso e volentieri sono comunque prodotti da case che fanno cose di marca. E niente, vi ho parlato di tutto. E io vi lascio qui, il video della spesa settimanale è finito. Ciao!